Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Vediamo oggi la mia top 11 per la giornata numero 26 al Fantacalcio. Se non conosci il format, oggi facciamo una formazione di consigliati. Un 3-4-3 con una riserva per ruolo. Quindi i giocatori consigliati all'interno di questo video sono 15 e sono presi tra certezze e scommesse, evitando i grandi nomi, evitando i grandi top di reparto che sono anche abbastanza banali da andare a consigliare al Fantacalcio. Prima però lasciamo tutti un bel like, che come sempre ricordo, il like alla top 11 allontana la sfortuna dal nostro Fantacalcio, per cui se vogliamo solo fortuna e zero sfiga al Fanta, cosa da fare? Sicuramente lasciare il like. Altra cosa importantissima è iscriversi a questo canale. Parliamo solo di Fantacalcio, per cui se ti interessa questo gioco, ti interessano i consigli del Fantacalcio, cosa da fare? Iscriversi al canale. Vi invito poi anche a scaricare l'app OneFootball, la migliore app per restare aggiornati su tutto il mondo del calcio e di conseguenza anche del Fantacalcio, importantissima e utilissima per noi fantallenatori, la possibilità di inserire i nostri giocatori del Fanta nella lista dei preferiti e noi saremo sempre aggiornati su di loro perché l'app ci invia le notifiche su tutto ciò che gli succederà. Link per scaricare OneFootball gratuitamente in descrizione. Ora ragazzi, andiamo anche con la grafica e guardiamo la nostra top 11, dove in porta vado a mettere il portiere del Lecce, Vladimiro Falcone. Partita non facilissima contro il Torino, ma c'è da dire che il Lecce deve necessariamente rialzare la china. Viene da due sconfitte consecutive in campionato, cosa che quest'anno non era mai successa. Ha avuto un buon rendimento in questa stagione tutto sommato e deve necessariamente, può rialzarsi contro il Toro. Può farlo in casa propria, tra le mura amiche che li portano anche storicamente bene, anche contro il Torino. Ultimo precedente 4-0 a favore per il Lecce, e il Lecce addirittura era un Lecce quasi retrocesso un paio di stagioni fa. Aggiungiamoci che rientra anche Federico Baschirotto, per cui il Lecce dovrebbe riacquisire solidità difensiva. Come secondo portiere vado a metterci Montipò, portiere dell'Hellas Verona, gioca in casa, gioca contro il Monza. Il Verona in questa giornata può raccogliere dei punti fondamentali per la salvezza, e infatti proprio in questa ottica salvezza stiamo vedendo che questo Montipò, un validissimo portiere anche per il modificatore di difesa nel 2023, da quando il Verona sta provando a muovere un po' la classifica, sta subendo veramente molto molto poco, per cui anche Montipò può essere un ottimo portiere per questo turno. Come primo difensore andiamo a proseguire sulla striscia di Montipò e metto Marco Davide Faraoni, il capitano dell'Hellas Verona, giocatore quindi da schierare come Montipò per la salvezza. Poi comunque viene da un infortunio, sì, sta recuperando il minutaggio, comunque la scorsa ha fatto oltre 70 minuti, quindi ha un buon minutaggio e adesso potrebbe anche giocare tutti e 90 i minuti. È un giocatore che si fa vedere, si fa notare per il Fantacalcio, magari non è in area di rigore per il gol, ma riesce a fornire dei passaggi molto interessanti, dei passaggi chiave, diversi passaggi chiave a partita. E chissà che qualcuno di questi passaggi chiave non riesca a materializzarsi in un assist. Secondo difensore è Leonardo Bonucci, altro capitano. Quindi giornata dei capitani per il momento in difesa. Capitano della Juventus, dovrebbe tornare titolare questa giornata finalmente. Affronta la Sampdoria, partita non difficile per carità, quindi può essere una scelta molto molto valida. Ovviamente diamo anche un'occhiata poi alla formazione della Juventus in Europa League, da capire meglio la situazione, ma se Bonucci non gioca in Europa League, per me al 100% sarà titolare e ovviamente diventa un consigliato di giornata. Come terzo a chiudere la linea dei difensori titolari ci metto un altro centrale, un centrale molto importante, perché vado ad inserire Chris Smalling. Affronta il Sassuolo, non facciamoci spaventare dall'enorme potenziale offensivo del Sassuolo, perché è comunque una squadra carente sul ruolo di prima punta ed è lui appunto a sfidare la prima punta del Sassuolo. Che ci sia De Frey, ci sia Pinamonti, per uno come Smalling che potrebbe dominare questa gara, non fa assolutamente nessun problema. Come primo difensore in panchina ci metto Singo, un Singo che affronta il Lecce. La partita l'abbiamo già presentata con Falcone, e Lecce contro Torino
è in risalita. Un nome in netto miglioramento in questo 2023 rispetto alla prima parte di campionato. Si sta prendendo il posto da titolare con regolarità. Si fa vedere anche davanti al portiere per essere un difensore. Per cui un nome per me promosso per questo turno. Andiamo sulla linea dei centrocampisti, dove il primo nome è Pereira, altro capitano. Aggiungiamoci in questo caso anche rigorista. Torna titolare dopo l'assenza all'ultima contro l'Atalanta. Affronta l'Empoli, partita che sulla carta può essere abbordabile. L'Udinese non vince da un bel po' dalla 19ª giornata, per cui Pereira potrebbe anche regalare la soddisfazione. Secondo centrocampista è l'equivalente di Pereira della squadra rivale, Baldanzi che è il gioiello di questo Empoli. La partita è la stessa, può mettersi in evidenza, per cui un giocatore da schierare essendo che gioca sulla tre quarti. Come terzo centrocampista vado a metterci il buon Duda, quindi terzo giocatore di questa top 11 del Verona, e vi prometto che è l'ultimo. Affronta il Monza, partita presentata più volte ormai in questo video, in questa top 11. Facciamo una piccola nota su di lui. Può essere il rigorista del Verona. Verona che ancora non ha avuto rigori quest'anno e chissà che quindi non possa avere anche una mano per la salvezza tramite questo piazzato importante, tramite anche il buon Duda. Un Duda che comunque potrebbe anche far bene anche senza i rigori. Chiudo la linea dei centrocampisti titolari con Elmas. Un Elmas che dovrebbe partire dalla panchina contro l'Atalanta. Partita tosta, ma comunque sappiamo bene le sue qualità. Un giocatore che anche a partita in corso può spaccare e può far molto molto bene. E lo vado anche a dedicare ai miei due amici abbonati del canale, Miscia e Paolo, che lo hanno entrambi contro questa giornata. E ci sentiamo molto spesso nel gruppo degli abbonati e non godono di così tanta fortuna, per cui il gol di Elmas potrebbe anche starci. Magari poi gliela sto gufando, ma questo lo scopriremo solo strada facendo. Come giocatore in panchina ci metto un nome forse non scontato, perché vado a metterci un Candreva che sta facendo molto molto bene, sì, però affronta il Milan e quindi la partita sicuramente non è facile, poi si gioca comunque a San Siro. Però Candreva è un giocatore importantissimo in questo momento nella Salernitana, la sua esperienza è fondamentale, ma non solo. Nel gioco di Sousa si esalta in grandi maniere, è un giocatore che tira sempre in porta con Paolo Sousa, che può fare assist, quindi tutti i palloni offensivi della Salernitana passano da lui. Andiamo ora all'attacco. Il primo nome che vado a schierare è Beto contro l'Empoli, partita già presentata con i vari Pereira e Baldanzi. Un Beto che è in palla e un Beto che sto vedendo molto molto bene. Sappiamo un giocatore abbastanza anche incostante, vive di momenti di forma, il momento buono è questo, per cui va schierato ora. Il secondo attaccante è il suo equivalente della squadra avversaria, che è Ciccio Caputo. Altra prima punta, la partita quindi è la stessa, che manca Ciccio l'appuntamento con il gol da veramente tanto tempo, da inizio gennaio. Quindi deve anche lui provare a rialzare un po' la china e soprattutto migliorare la mira sotto porta, visto che l'Empoli non vince da tanto, dalla 19ª giornata. Completa il tridente con un Lookman contro il Napoli. Anche per lui il bonus manca ormai da veramente troppe giornate, può essere quindi una delle rivelazioni di questa giornata, anche perché comunque il Napoli giocherà la settimana prossima in Champions League, quindi potrebbe un attimo distrarsi, può comunque soffrire la velocità di Lookman, ma non solo. Se pensiamo ad esempio a un giocatore come Højlund, che nell'Atalanta andrebbe servito, Lookman è uno di quelli che può prendersi il pallone e provare a fare un po' tutto da solo, quindi può costruirsi da solo l'opportunità, quindi è un giocatore un po' indipendente, potremmo definirlo. Mettiamo poi in panchina Artur Cabral contro la Cremonese. In questo momento gli attaccanti della Fiorentina sono veramente ingestibili. Mettiamo colui che gioca titolare, ma segna colui che parte dalla panchina. Insomma, ragazzi, non si sta capendo veramente nulla. Però Artur è comunque ancora in un buon momento di forma. Stiamo a vedere poi bene la Conference League che succede, perché può succedere veramente di tutto se gioca, quanto gioca poi effettivamente, ma lui per caratteristiche può far molto bene contro la Cremonese. E inoltre ci aggiungo anche che facendo un paio di calcoli dovrebbe giocare a questa lui da titolare, sperando appunto che vada a segnare lui e non un Jovic che magari ci entra per fare solo 15 minuti.
Bene ragazzi, per questo video è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo di lasciare un bel like, se non siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video.